Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Camici Lombardia. Fontana sapeva della fornitura fin dall'inizio. Quando l'affare saltò, provò a rimborsare il cognato usando i soldi di un conto in Svizzera da 5,3 milioni provenienti dalle Bahamas. Il 19 maggio, allertato da un'intervista di Report di 4 giorni prima, il governatore chiese all'Unione Fiduciaria di effettuare un bonifico da un suo conto personale in favore della Dama S.p.A. 250.000 euro, il mancato profitto della vendita dei dispositivi, operazione che la fiduciaria ha segnalato alla Banca d'Italia come sospetta e che scrive il Corriere dimostra come il leghista fosse al corrente delle operazioni nonostante se ne dichiarasse totalmente estraneo. Nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto o non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici. Questo ha scritto su Facebook il presidente Fontana, rimandando al mittente le accuse. Carabinieri Piacenza, così il comandante chiedeva più arresti, diceva questione d'orgoglio, e Montella e gli ovuli di droga, li rivendo a 120 euro, ha detto. Il maggiore Bezzecheri chiedeva all'appuntato Montella di aumentare il numero degli arresti, massimo risultato col minor sforzo. Oggi Montella ha risposto durante, cioè ieri in questo caso, ha risposto durante l'interrogatorio di garanzia in carcere. Si può sbagliare, si possono fare errori per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale e chi ha sbagliato pagherà. Lo ha dichiarato il suo legale Emanuele Solari, assicurando che il suo assistito è stato collaborativo al 100%. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece Salvatore Cappellano, considerato dal CIP l'elemento più violento della banda di criminali. Attesa per l'interrogatorio del maresciallo Orlando, prevista per lunedì, su eventuali ruoli della catena di comando dell'arma. Coronavirus, i dati, insomma, ieri lieve aumento dei contagi, un più 275, 5 decessi. Speranza ha detto tuteliamo l'Italia, nel mondo situazione sta peggiorando, salgono le infezioni ma rispetto all'altro ieri sono stati effettuati circa 2.000 tamponi in meno. Il ministro della Salute ha detto il numero di nuovi casi nel mondo continua a crescere in modo preoccupante. Coronavirus, record di contagi nel mondo, in Romania mai così tanti casi in 24 ore, USA e Brasile con più di 1.000 morti, Bolsonaro torna negativo, la Francia introduce test obbligatori per chi arriva da 16 paesi, l'unico in Europa è la Serbia, aumento di contagi in Polonia probabilmente legato alle elezioni presidenziali, presidente Sassonia dice la seconda ondata è già qui. 'Ndrangheta stragista, il PM Lombardo dice la sentenza è solo un punto di partenza. Ora indagini sul memoriale di Graviano che cita Berlusconi. La 'Ndrangheta ha partecipato assieme a Cosa Nostra alla stagione stragista per cambiare con il sangue il corso della storia d'Italia nel 1993-1994. Questo è il senso profondo della sentenza di condanna contro il boss siciliano Giuseppe Graviano, 57 anni, e contro il calabrese Rocco Santofilippone, 80 anni. La Corte d'Assise di Reggio Calabria ha condannato entrambi all'ergastolo per il duplice omicidio avvenuto il 18 gennaio 1994 a Scilla sull'autostrada ai danni dei carabinieri Antonino Fava e Giuseppe Garofalo, oltre che per altri due attentati ai danni di altrettante gazzelle dei carabinieri realizzati dallo stesso comando composto dai giovani Consolato Villani, 17 anni aveva allora, e Giuseppe Calabrò, ne aveva 18, un punto tra dicembre 93 e gennaio 94, sempre vicino a Reggio. I due sicari si pentirono ma non dissero, secondo il PM Lombardo, il movente vero e i mandanti. Poi Gaspare Spatuzzo, braccio esecutivo di Graviano, si è pentito e ha raccontato di aver visto al bar Donei di Roma Giuseppe Graviano nel gennaio del 1994. Il boss gli chiese di fare una strage di carabinieri allo Stadio Olimpico domenica 23 gennaio 1994. Alle perplessità del sicario, Graviano replicò che i calabresi si erano già mossi.
Notizie da Napoli e dalla Campania. Massa lubrense, durante l'estate un'ambulanza staziona nel centro. Anche per quest'estate l'ambulanza del 118 stazione a Massa Lubrense. Il servizio sarà attivato nei prossimi giorni in attuazione delle disposizioni della direttrice del distretto sanitario Grazia Formisano, che ha ottenuto il nulla osta dalla direzione generale, del direttore sanitario e del responsabile del servizio 118 dell'ASL 3. La presenza dell'ambulanza del 118 è stata sollecitata dal sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli. Ponticelli, educazione alla bellezza con i laboratori di serigrafia. Creatività e tenacia sono da sempre la forza delle realtà associative che operano a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale di Napoli. Ora più che mai è importante insistere sulla bellezza e sulle energie del territorio, sui giovani, ma non solo. È lo scopo del laboratorio di serigrafia attivato da Maestri di Strada, l'impresa sociale che da anni segue le esigenze educative di questo angolo della città e di altre associazioni est. Notizie dalla Puglia. 8 trapianti in 24 ore al Policlinico di Bari, coinvolti 100 operatori sanitari. Una 24 ore non stop al Policlinico di Bari con 8 trapianti eseguiti tra venerdì mattina e sabato pomeriggio. Coinvolti oltre 100 operatori sanitari in 4 sale operatorie dei padiglioni Asceprios e Rubino, con interventi contemporanei che hanno consentito di salvare 8 vite. 8 nuovi casi di Covid in Puglia, 2 positivi in più nel Barese. Non si registrano decessi, sono 8 i nuovi casi di coronavirus registrati appunto ieri in Puglia, e quanto afferma il consueto bollettino epidemiologico fornito dalla Regione. Complessivamente sono stati effettuati 1843 test, con 2 positività nel Barese, 1 nel Brindisino, 2 nel Foggiano e 2 nel Leccese. Notizie da Treviso e dal Veneto. Covid, sempre più giovani contagiati. I ragazzi trevigiani hanno abbassato la guardia. L'allarme del microbiologo Rigoli. Casi tra i 25 e i 30 anni. Si attende il via libera del Ministero per il test rapido. Asolo, mamma e figlia lavorano ancora a mano tendendo l'ordito su telai dell'Ottocento. Nel negozio Trame Asolo, Monica e Benedetta tramandano una tradizione antica in via di estinzione. Rissa a colpi di casco in piazza Montebelluna, 5 ragazzi denunciati, 3 di loro sono minorenni. Tutto è nato dalla pretesa di un ragazzo di utilizzare il motorino di un altro ragazzo. Al diniego parte uno schiaffo che dà il via alla rissa. Walter Fraccaro, alla guida di Saiub, un trevigiano, lavorerà al vaccino anti-Covid. Esperto di intelligenza artificiale a capo del nuovo polo tecnologico di Siena. Mettiamo le nostre competenze a disposizione delle aziende farmaceutiche, ha detto. Montebelluna, blitz antispaccio di polizia locale e carabinieri. Operazione nel pomeriggio nei pressi del condominio Guarda, nella zona della stazione e in piazza 4 novembre. Identificate 53 persone, tra cui 21 con precedenti. Uno straniero è stato denunciato per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia. Lotta il virus, pronti ad affrontare la seconda ondata. Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad aumentare stabilmente la disponibilità di posti letto e di personale per gestire anche un'eventuale ripresa del contagio. Quello che ieri, che oggi fa paura alla maggior parte dei friulani, degli italiani, forse senza tema di esagerare, degli abitanti del pianeta, il ritorno del coronavirus nei prossimi mesi. Quello cioè che viene definito seconda ondata e che mette in allarme scienziati e persone comuni, che allerta economisti e sociologi, che preoccupa politici e sanitari. Non si tratta infatti di una paura che riguarda solo la possibilità di essere contagiati, ma che abbraccia tutte le conseguenze che un ritorno dell'epidemia potrebbe comportare. San Vito, conto alla rovescia per la circonvallazione. Mercoledì 29 luglio sarà aperta l'importante bretella stradale. L'attesa è finita, quindi la circonvallazione di San Vito al Tagliamento sarà inaugurata mercoledì 29 luglio, e l'annuncio con un video messaggio del sindaco Antonio Di Bisceglie durante l'appuntamento tradizionale sul canale ufficiale del comune di San Vito al Tagliamento e sulla piattaforma YouTube.
scivola nel rio e batte la testa, ha ferito un anziano. È successo a Imponzo durante l'attraversamento di un ponticello. L'uomo, classe 1942, ha fatto un volo di 2 metri. Incidente a Imponzo di Tolmezzo, dove un residente, classe 1942, come dicevamo, è caduto da un'altezza di 2 metri in un rio nell'attraversare un ponticello. L'uomo si è procurato ferite, contusioni a costato e un trauma cranico. 2 moto si scontrano sulla statale, grave un centauro. Un incidente lungo la statale 54 a Cave del Predil, nel territorio del comune di Tarvisio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Pontebba, intervenuti per i rilievi e per la viabilità, si sono scontrati 2 centauri, cittadini tedeschi in gita in Friuli. Uno dei 2 è stato ritrasportato all'ospedale di Udine, ha riportato lesioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Cade dal monte Valinis, soccorso un parapendista, intervento in tarda mattinata. L'uomo è stato recuperato dall'elicottero. L'intervento di soccorso appunto per un parapendista tedesco caduto nella tarda mattinata dal monte Valinis. I vigili del fuoco di Maniago, coadiuvati dalla squadra Spero Alpino Fluviale di Pordenone, dai tecnici del soccorso alpino, dal personale sanitario, sono intervenuti intorno alle 13.30, poco sotto la cima. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.